Oggi prepariamo la pizza. Cosa dobbiamo fare? Due cose principali. Pulire il tavolo con l'acqua e lavarci le mani. Serve una scodella come questa per preparare la passata di pomodoro. Serve la teglia per stendere l'impasto. E il cucchiaio per versare la passata di pomodoro. Per preparare la passata di pomodoro della pizza, aggiungiamo il sale, l'olio e l'origano. Usiamo 150 g di farina per preparare l'impasto. Aggiungiamo alla farina il sale, il lievito e l'acqua calda. Aggiungiamo poi impastiamo. Aggiungiamo il pomodoro. La mozzarella. Aggiungiamo e alla fine i würstel. Questa pizza si chiama Margherita. Se
Adesso inforniamo la pizza. Chiudiamo il forno. E facciamo cuocere la pizza per 20 minuti. La pizza è cotta. Possiamo mangiarla e buon appetito!